La mia città tra arte, cultura e paesaggio, atto finale del progetto realizzato dall'Istituto Comprensivo Umberto I di Lanciano nell'ambito del progetto FSE, Programma Nazionale per la Scuola Competenze e Ambienti per l'Apprendimento, relativo al potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Il progetto ha visto la collaborazione del FAI, Legambiente, Biblioteca Regionale, ANFAS, Comune di Lanciano, e si è articolato in 5 moduli didattici della durata di 30 euro ognuno, che hanno coinvolto 150 alunni delle scuole primarie Rocco Carabba e Principe di Piemonte e della scuola Umberto I, impegnando i ragazzi per tutto il mese di giugno dopo il termine delle lezioni. Conoscere, amare e rispettare, cura il monumento, musica e canti della nostra terra, guardare vicino, vedere lontano, arti imparo i temi proposti. Nell'appuntamento finale Roberto Scandavini e Donatello Gammaraccio, i professori di musica, hanno avuto con i ragazzi l'opportunità di conoscere, scoprire, recuperare, valorizzare e divulgare il patrimonio artistico immateriale della nostra terra, riscoprendo le musiche e i ritmi della tradizione abruzzese, nella consapevolezza che tutte le forme di eredità culturale costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività. Professor Roberto Scandavini, professore ovviamente di musica, e oggi i canti popolari, che quanto sono importanti e soprattutto quanto sono ancora vivi nei ragazzi di oggi? Allora, i canti popolari in generale sono importanti perché permettono ai ragazzi, a tutti quanti noi anzi, di conoscere meglio il territorio anche per mezzo della musica, perché la conoscenza, noi abbiamo fatto oggi soltanto un lavoro musicale, solamente orchestrale, quindi non cantato, brani non cantati, però noi abbiamo fatto nel progetto che abbiamo fatto col PON, abbiamo studiato anche però tutti quanti i testi, quindi i testi poi ci hanno permesso di leggere e vedere anche come la società di allora, perché noi parliamo di brani che hanno anche 100, 120 anni, 100 anni, insomma minimo, anche del 1920, insomma, quindi sono abbastanza datati. Quindi c'era un'altra società, un altro modo di vivere, altri costumi che i ragazzi attraverso questa conoscenza ed essere hanno potuto capire com'era la loro terra, l'Abruzzo. Le attività sono state proposte secondo metodologie innovative basate sulla dimensione esperienziale dell'apprendimento e i case study, che hanno permesso agli alunni di vivere la scuola come laboratorio di convivenza e nuova cittadinanza. Dirigente scolastico Anna Maria Sirolli, possiamo proprio intitolare questo progetto, questa manifestazione, come le radici del futuro dei giovani. Sicuramente sì, infatti questo progetto intitolato La mia città tra arte, cultura e paesaggio è proprio un progetto volto al potenziamento e al recupero del patrimonio artistico sia materiale che immateriale del nostro territorio, per cui attraverso questo progetto abbiamo guidato gli alunni alla scoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico lancianese e poi abbiamo recuperato anche le tradizioni musicali dell'Abruzzo e dell'area frentana.